Sì, anche la Villa Montevarchi un successo importante che vi porta in testa alla classifica, una partita da recuperare, un match equilibrato deciso da parlare in grosso italiano per gestire. Sono a conoscenza ora che abbiamo raggiunto questa classifica e ne sono contento perché veniamo da un passato difficilissimo e aver portato l'Aquila a questo livello è una soddisfazione per tutta la dirigenza. È un successo importantissimo, ma secondo il modo di pensare è una gara chiaramente da pareggio. Se viene fuori un pareggio non è niente di grave. Il gol di Giustarini ha spezzato l'equilibrio, o magari Gavorrano, ci siamo chiusi abbastanza bene senza rischiare più di tanto, e poi Gavorrano ha cercato di sfondare il muro, ma non ce l'ha fatta, ma sono cose normali, le partite poi hanno sempre questa situazione. Campionato estremamente equilibrato, ci sono diverse squadre sopra, insomma nelle prime posizioni, credi che verrà deciso come sempre verso marzo? Io non so quello che accadrà, sicuramente è un campionato equilibratissimo e difficilissimo. Innanzitutto è un campionato dove ci sono 7-8 squadre veramente forti, una delle più forti che abbiamo avuto oggi, e avere fatto risultato ci dà una grande autostima. Noi non abbiamo pensieri di vittoria, abbiamo solamente il pensiero di voler far bene, di voler continuare a far bene, di vedere crescere i nostri giovani. Abbiamo una squadra giovanissima, in alcuni momenti i giovani fanno caldo e poi fanno freddo, quindi siamo sempre un po' sul chi va là, però insomma li stiamo vedendo crescere. Oggi è una prova, quantomeno un grande esame di maturità superata. D'accordissimo, tocca a noi. La ringrazio e ringrazio l'accoglienza che abbiamo ricevuto anche con la persona di Filippo Petrini e tutti i dirigenti di Gavorrano, sono stati molto gentili e questo mi rende onore e mi faremo conto sempre. Grazie ancora. A lei, grazie. Mister Angelo Vivi.